Benissimo, ti ringrazio, complimenti, sei bravissima. Grazie, Ciao, ciao. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera, mi chiamo Fausto. Sì, dimmi. Niente, volevo sapere se mi poteva dare una mano perché io ho una ragazza e con questa ragazza insomma non ci sto molto bene ultimamente, insomma però non riesco a prendere una decisione, insomma è un po' un problema per me. E questa ragazza è il numero 14. Pronto? Sì, ti sento. Dicevo che questa ragazza è il numero 14. Io sono il numero 16. Quanti anni hai? 22. Lei? Lei 18. Scusami. Quindi se ritorni con lei? No, praticamente io avevo intenzione di lasciarla, però non so appunto se faccio bene o male, perché da un lato mi sono stufato proprio perché non la sopporto più e dall'altro invece dico magari questa va con un altro, non so, mi dispiace un po'. Beh, se ci tieni, evidentemente un pochino ci tieni. Beh, un pochino sì. Allora, vediamo un po' se tu vuoi veramente lasciarla. Pensala intensamente. Sì. Non ancora, sei un eterno indeciso. Stai aspettando di trovarne un'altra, però Sì, non sai che fare. praticamente forse l'avrei trovata. Un amore. Io vedo un amore. Una castana e un amore. Devi aspettare, ancora non ti decidi E bene. quanto devo aspettare? Quanto sentirai battere il tuo cuore così profondamente, allora capirai e saprai scegliere. Vabbè, ma non lo so, io di natura sono un po' una pietra, non è che dismuovo molto per niente, anzi non mi Non muovo dire per mai, mai, niente. Come non lo scusa? dire. Perché ti può anche succedere. Non è mai successo però. E tu che ne sai? Lo Beh, so. prima o poi succede a tutti. A Lo so, ma a me no. Vabbè, te no, vabbè. comunque sia, Lo so. io volevo sapere, per prendere un appuntamento con lei. Tesoro mio, mi telefoni? Io tanto rispondo dalle 9 fino alle 10 di sera. Ecco, Ah, ho capito. tutti i giorni, dicevo anche il sabato, se sono stanca. Per i lavori che ci sono sempre problemi di salute, e per appuntamento per questo motivo, perché se io mi sento stanca un giorno non mi va di lavorare, è giusto anche che mi riposi un po'. Beh, certo, è giustissimo, però io avrei proprio urgenza di vederla, non è che potrei vederla domani. Per discutere di questa cosa. Domani pomeriggio. Domani pomeriggio? Sì, la via Ok. ce l'hai? No, non ce l'ho. Allora, via Albalonga numero 8. Sì? Interno 15, alle Sì? 2:30, va bene per te? Ok, per me va bene. Allora io domani vengo da lei, così Porta lei. la foto, così facciamo anche le È una carte. foto? Va Allora bene. faccio la trance, se non hai la foto si fa una trance più profonda. Vabbè, comunque sia, io domani allora vengo da lei, così lei mi fa due bei bocchini, proprio di una misura enorme, perché lei è una bocchinara! Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo.
la vita. Cervello, nel nome degli antichi tu hai usato. Avrai una possessione e la distruzione totale di ciò che la tua lingua ha osato dire. Il tuo ardire ti brucerà e ti condannerà nell'abisso. Tu hai varcato le soglie del male e hai osato dire cose infame. Gli antichi ti puniranno. Il tuo grido sarà sommerso completamente. Te lo posso giurare sulla mia vita, dato che tu hai osato toccare il sacro. E di anche ai tuoi amici che ti hanno fatto fare questa telefonata, che chi ha i poteri degli antichi li comanda. E che ti posso anche visualizzare perché ho memorizzato la tua voce. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen. Pronto? Benvenuta. Pronto? Benvenuta, signora. Pronto? La sento lontana. Mi senti? Io ti sento a te. Sì. Ma no, per telefono, per televisione. Senti, Anna Maria, ciao, mi dispiace questa inconvenienza. È una telefonata che hanno fatto fare. E io ti posso assicurare che male, quella persona gli cadranno gli occhi, il cervello e la lingua. E lascia stare. E questo stare. Lo giuro. No. No, perché io stanotte farò qualcosa che in vita mia non ho mai fatto. Ma... Così farò capire a qualcuno. Oddio. Chi realmente io sono. È arrivato il momento, no? Lo so, purtroppo. Io parlo l'aramaico, l'egizio antico, scrivo le scritture sacre dell'amore di Dio e dei santi, ma quando voglio fare giustizia mi trasformo anche in qualcun altro, dato che ho il potere sul bene e sul male. E siccome che alcuni osano toccarmi o crearmi dei problemi, allora a questo punto io per la prima volta in vita mia userò i poteri degli antichi. Oh, Dio... Mi ascolti, mi senti? Quindi staremo a vedere questa grande sfida che fanno, perché non la faranno a me. Debbono lottare con gli antichi. Allora io sì che rido e loro piangeranno. Comunque, mi dica signora. Mi senti? Sì, sì, la sento. Ah, mi senti? Io ritorno subito normale, non ho alcun problema. Senti, volevo sapere di me e mio marito. Lui, sì. Il cognome è Sette. Uh-huh. E il nome...